Si chiama I Am Duran, Io sono Duran, ed è il nuovo film sulla carriera del più temuto pugile degli anni Ottanta. Un boxer micidiale, il panamense, oggi 67enne, chiamato Mani di Pietra per il suo stile molto aggressivo, che lo portò ad essere campione del mondo in 4 diverse categorie. Duran era così veloce, racconta un'altra leggenda del ring, Ray Sugar Leonard, un campione eccezionale. I due ex rivali ora parlano da amici in un'intervista congiunta per promuovere il film e ricordano sorridendo le loro battaglie storiche che affascinarono e divisero in opposte tifoserie gli spettatori. Oggi pugili, fa capire Roberto Duran, guadagnano troppo, noi lo facevamo praticamente gratis. Lui lottò per lasciarsi alle spalle la strada della povertà e diventò un'icona nel suo paese dopo aver sconfitto in un primo incontro lo stesso Leonard, che poi ottenne un'incredibile rivincita pochi mesi dopo. Ora siamo amici, dice sorridendo Leonard. Sembra surreale perché quando lo vedo la prima cosa che penso è sollevare la guardia, ma sinceramente, conclude, voglio bene a questo ragazzo.